Episodio, avventura nella pagoda. Londra. Mancano ancora 62 giorni. Il sospetto che Willy Fogg sia il rapinatore della Banca d'Inghilterra ha portato le scommesse su di lui a 10 a 1. Fate le vostre scommesse, signori! Fate le vostre scommesse! Oggi lo diamo 10 a 1, signore e signori! 10 a 1 che non riuscirà a fare il giro del mondo in 80 giorni! Coraggio, signore e signori! Scommettete! Oggi lo diamo 10 a 1! Eh? Calma, si dica calma, la verità, signori, un po' di calma. È Willy Fogg l'autore della rapina alla Banca d'Inghilterra? No, un momento. Se scotrandiarle sulle sue tracce, non riuscirà a fare il giro del mondo. Quando crede che l'arresteranno? Calma, vi prego, signori, calma. Cosa sarà delle nostre scommesse? Vogliamo indietro i nostri soldi, imbroglioni. Un momento, aspettate, signori, aspettate! Io credo nell'innocenza di Mr. Fogg! A meno che abbia avuto qualche incidente, dovrebbe essere alle porte di Bombay! Sicuro? Spero di sì! Finalmente, ah, guarda, siamo arrivati! Non vedo l'ora di mettere piede a terra! Bombay! Sono passati 18 giorni da quando abbiamo lasciato Londra! Dovremmo imparare di nuovo a camminare! I miei complimenti, capitano. Non solo ha recuperato 16 ore, ma ci ha fatto guadagnare 2 giorni. Le sono molto riconoscente. Oh, non è niente, Mr. Fogg. Sono molto orgoglioso di esserle stato utile nel suo giro del mondo in 80 giorni. È un grande onore per un suddito britannico. È stato formidabile, capitano. Finché ci saranno persone come lei a tenere alto con tanto impegno il nome dell'Inghilterra, la gloria del nostro impero sarà eterna. Grazie, comandante Korn. È stato un piacere. Possiamo sbarcare, signore? Non preoccuparti, arriveremo in tempo al treno. Sì, signore. Città piena di stranieri. Buongiorno, Ali. Dico, che cosa fai? Il cibo, Rigodo, il cibo. No, non ho fame, mangerei un cavallo quando si mangia. Mangerai insieme a tutti gli altri. Ho fame, come devo dirtelo che muoio di fame? Oh. Perfetto. Rigodon, ci rimane del tempo. Il treno per Benares parte fra 4 ore, quindi vai al mercato insieme a Tico e compra un po' di provviste per il viaggio. Sì, signora, immediatamente. Evviva, si mangia, evviva! Faremo solo provviste per il viaggio in treno? No. Vorrei farle una proposta, Mr. Fogg. Che cosa ne direbbe di giocare una bella partitina a carte mentre li aspettiamo? Sì, con piacere, comandante. Rigodon, non c'è bisogno che ti dica cosa devi comprare. Mi fido di te. Oui, monsieur. Hai sentito? Abbiamo ancora 4 ore. E fa molto caldo. Andiamo a farci un bel sonnellino all'ombra, cosa ne dici? No, idiota, non possiamo riposare. Lo capisci che siamo in India? L'India è una colonia britannica, quindi noi possiamo agire come se fossimo in Inghilterra. Andremo al comando di polizia a ritirare il mandato per l'arresto di Mr. Willy Fogg e poi lo arresteremo. Mi fai tanto innervosire che sono sudato come se stessi lavorando. Sei sudato, Dix? Andiamo. A tutta l'ora, monsieur. A più tardi. Andiamo, Tico, vediamo di svolgere bene questa commissione. Io controllerò che non ti dimentichi niente, eh? Bien. Stavolta Willy Fogg ha escogitato una tattica straordinaria, davvero geniale. Guardi meglio, sarà stato messo nel posto sbagliato. Sono sicuro che il mandato per l'arresto di Willy Fogg le deve essere arrivato già da parecchi giorni. Oh, che profumo. Non sia così noioso, qui non è arrivato. Io non sono noioso, sto soltanto compiendo il mio dovere. Voglio che lei mandi immediatamente un cablogramma a Londra.
Stia a sentire, ci sono 10.000 chilometri di distanza fra Londra e Bombay. Con un pochino di fortuna forse potremo ricevere una risposta da Londra fra 3 o 4 giorni. Questa è una grave negligenza da parte di Bombay e anche da parte di Londra! Ah, 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 oh. Insomma, vuole smetterla di protestare? Ne ho abbastanza. Mi vuole dire cosa diavolo c'è adesso? Santo cielo, che triste destino è il mio. Quello assomiglia di più a un manicomio che a una centrale di polizia. Noi non possiamo contare su Londra, d'ora in poi dovremo cercarcela da soli una prova per poterlo arrestare. È facile dirlo, tanto per cominciare dobbiamo prenderlo. Guarda, se ne sta andando. Dobbiamo pedinarlo, Mooney. D'accordo. Bien, d'accordo. In tal caso ne prendo 4. 5. Ma dico, noi siamo solo in 4. 5. E allora 5. E voglio anche della canna da zucchero. Ma dico, Mr. Fogg non è abituato a mangiare di queste cose. Lui mangia... Ma cosa c'entro io se Mr. Fogg le mangio o no? Piacciono a me, non basta? Quei due pagliacci non lo sanno, ma stanno per diventare miei complici. Farò in modo che si trattengano un po' qui a Bombay. Sai, Dix, Willy Fogg non mi sembra più lo stesso. Non pare anche a te. Non porta più nemmeno il bastone. Il bastone? Sì, vieni, andiamo. Oh, non ci vedo niente di strano. Quanto al bastone, l'avrà lasciato da qualche parte. Sta andandosene pure. Allora, signore, lo compra o non lo compra? Il prezzo è davvero ottimo. Ehi, andiamo a vedere cosa stanno cuocendo là. Mon Dieu, come sei goloso. So, andiamo. E va bene, andiamo. Che profumino delizioso. Già, ma ora dobbiamo andare. Ma se hai una voglia matta di assaggiarle. Chi, io? Non c'è nessun motivo di vergognarsi. Se ti fanno gola, comprale, mangiale e sia finita. Finisci sempre per confondermi le idee. Se ne hai voglia, mettilo sinceramente. Io devo dirti che ne ho voglia? Non fare l'ipocrita e comprati quelle frittelle che devono essere proprio deliziose. Mi hai abbindolato un'altra volta. Va bene, te le compro. Evviva! Andiamo a vedere. Dico, aspettami! Fai attenzione, Tico, è un cobra, il re di tutti i serpenti velenosi. Sarà bene che mi tenga alla larga. Accidenti, che lingua. Ascolta, Rigodon. Che cosa c'è adesso? Niente, niente, stavo solo ripensando ai tempi in cui lavoravi al circo come ipnotizzatore. Già, era un lavoro molto divertente. Riusciresti ancora a ipnotizzare qualcuno? Sì, credo di sì. Allora perché non ipnotizzi quel cobra? Come quel cobra? Non ne hai il coraggio, vero? Hai paura che sia lui a ipnotizzare te? No, non ho alcuna paura. Attento, stai a vedere. Completamente imbambolato, devo ammetterlo, hai vinto tu. Attento, Tico! Potrebbe... Lascialo andare! Sto per morire, il veleno del cobra, Rigodon, aiutami! Lo ha ucciso! Svegliati, Tico! Tu, Tico, sveglia!
non dà segni di vita. Bisogna trovare un medico. Oh, ma è senza denti. Infatti, il poveretto è così vecchio che ha perso tutti i denti. Dice davvero? Dico davvero. Evviva, evviva, non mi ha ucciso, non mi ha ucciso, sono vivo! Sei vivo per miracolo, Tico, sei quasi morto di paura. Fatevi da parte, Rigodon. Credevo che lei fosse alla stazione. Stavo rivivendo i bei tempi del circo. Felice di vederla. Che sei venuto a fare in questo posto? La spesa, signore. Perdoni la domanda, e lei che cosa ci fa qui? Sono venuto qui per avvertirvi che la partenza del treno è stata ritardata di 2 ore. Ecco perché sono qui. Che sfortuna, vero, signore? 2 ore non significano niente, Rigodon. Voi potreste approfittare del ritardo per salire sulla collina di Malabar. Il panorama è stupendo da lassù. Evviva, evviva! Ci andiamo, Rigodon. Va bene, ci andremo. Va bene, che cosa aspettate? Vi auguro buon divertimento. Io torno alla stazione, il comandante Korn mi sta aspettando. Bien, ci rivediamo là. Vieni, non perdiamo tempo. Oui. Forza, Tico, corri! Volo, Rigodon. Che idioti. Guarda, sta arrivando. Andiamo, andiamo. Mi è venuto un po' di appetito. Hai visto Bully? Certo, ha rubato una mela. L'abbiamo in pugno con questa prova. Possiamo arrestarlo. Seguiamolo, Bully. Seguiamolo. Non posso dargliela per me. Non so cosa decidere. Corre, Bully, corro. Fermo! 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 In nome della legge! Ma che cosa fa? Mi lasci! Senza. Lei è in arresto per aver rubato una mela. Ecco qui la mela del Ai! È un panorama delizioso. Aveva ragione il padrone, eh, Tico? È bellissimo. Non ci sono parole per descriverlo. Guarda! Laggiù c'è il Mongolia, hai visto? Ancorato nel porto. È vero! Ci sentiranno. Ehi, amici! Ehi, laggiù, amici, siamo qui! Siamo qui, amici! Buona fortuna! Oh, parvolo! Che ora è? Metti via quel ferro vecchio, il mio è molto più preciso. Dice che sono 3:00. Sono solo 3? Abbiamo un sacco di tempo. Senti, Rigodon, perché non andiamo a vedere qualche monumento, Ottima idea. Che meraviglia! Che cos'è? Vengono dalla città e dormono al tempio. Ascolta, Rigodon, perché non entriamo a dare un'occhiata? Non saprei. Se non vuoi non venire, ci vado da solo. Tico? Tico, dove vai? Aspetta! Tico! Bianca! Quante cose buone! Evviva! Tico, ma no! Tico, per favore, lascia quella banana! Ma lei ha già fin troppa roba! Opla!
Evviva, evviva! Vedi, siamo già buoni amici. Sei incorreggibile, Tico, lo fai sempre in barba a tutti. Mon Dio, che caldo! Ho paura, Rigodon, ho paura! Anch'io! Mettiti qui! La prego. Non concluderemo niente così. Lei è troppo paziente con questo ladro che non solo ha rapinato una banca, ma ha anche rubato una mela. Lasci fare a me le domande e vedrà che confesserà di aver rapinato la banca d'Inghilterra. Va bene, lo interroghi lei. Che brutti scherzi gioca la vita, Mr. Fogg? Lei ruba 55.000 sterline e noi non possiamo arrestarla per mancanza di prove. E poi, per colpa di una misera mela, questa mela che ha rubato al mercato, ricorda? La osservi bene. Io mi trovo l'opportunità di arrestarla e per questa mela lei confesserà. Avanti, parli! No. Presto o tardi dovrà confessare, Mr. Fogg. Io sono l'ispettore Dix, l'inquirente più caparbio di Scotland Yard. Non mi faccia perdere la pazienza, confessi che è stato lei a rapinare la banca d'Inghilterra, com'è vero che ha rubato questa mela! E va bene. Voli, dato che non intende confessare spontaneamente, dovremo ricorrere a dei metodi più sbrigativi, sei d'accordo? Dove mi trovo? Ascoltami un momento, Dix. Io ho ancora il vago sospetto che quel tizio non fosse Willy Fogg. Non dire idiozie! Ma che roba è questa? È un travestimento. Quel delinquente si è servito di un socio per farci perdere le sue tracce! Maledizione! Nel frattempo mi starà per prendere tranquillamente il treno. Andiamo, Bully. Andiamo, andiamo. Ma dove vanno? Che strano. Dovrebbero essere qui da un pezzo, è molto tardi. Se non arrivano entro un minuto, perderete il treno, Mr. Fogg. Signore, siamo qui, signore, signore! Eccoli. È mancato poco che perdeste il treno. Dov'è, Tico? Sono qui, Mr. Fogg! Perdere il treno? Ma lei ci aveva detto che il treno sarebbe partito con 2 ore di ritardo. Come, io vi ho detto che... Sì, proprio signore, così. Quando ci ha raggiunti al mercato, ricorda? Vi ho raggiunti al mercato, ma io non ho lasciato neanche per un minuto la stazione. Non capisco, signore. Neanch'io. Beh, ora saliamo, ne parleremo più tardi. Sì, signore. Sarà meglio. Oh! Aspetta! Oblala! Corri, Bully, corri!
Ho appena il tempo. Andiamo! Andiamo! Dimmi, Rigodon, che cosa è successo al tuo cappello? Lo hai perso? Eh? Ha ragione, devo averlo perduto. Ah, sì, mi ricordo. L'hai lasciato appeso sul corno della mucca bianca. Era il portafortuna di mio nonno. L'aveva usato al suo matrimonio e adesso io l'ho perso. Già, a proposito, deve esserci qualcuno identico a lei che ha cercato di fare un brutto scherzo a Rigodon. Qualcuno che vuole che lei fallisca il suo tentativo di compiere il giro del mondo in 80 giorni. Sono d'accordo con lei. Evidentemente c'è qualcuno che vuole fermarmi, con le buone o con le cattive. Le assicuro, comandante, che non mi arrenderò tanto facilmente. Correndo e sudando ci siamo presi anche un bel raffreddore. Dai, zitto, idiota, corri piuttosto a cercare due posti, vai! Vado. Il viaggio continua. Ancora una volta la trappola preparata dal perfido Transfer gli si è rivoltata contro. E dall'altra parte i tenaci ispettori di Scotland Yard, Dix e Bully, si sono illusi per un istante di avere vinto, avendo arrestato il falso Willy Fogg.